ovviamente siamo dispiaciuti, arrabbiati e dispiaciuti, perché ovviamente questi due punti erano importanti. È in questo momento che noi dobbiamo comunque andare avanti. Non è retorica, ma è la verità, nel senso che siamo consapevoli delle cose che dobbiamo migliorare, siamo consapevoli dei difetti sui quali dobbiamo lavorare, e devo dire che anche oggi, contro una Viola Reggio Calabria molto attenta e compattata, evidentemente dopo l'infortunio di Roberts e dalle 4 vittorie consecutive, la terza con questa la quarta, abbiamo fatto fatica a mantenere il ritmo offensivo, e quando la partita è punto punto, ci prende l'angoscia, iniziamo a preoccuparci. Si vede dal fatto che, per quante volte noi ripetiamo durante la settimana le cose in partita, l'ansia, l'angoscia ci attanaglia e sembra che passiamo una settimana in vacanza. In realtà non è così, in realtà giocare una partita per giocare una partita è necessario, sono necessarie tante cose, tanti elementi, tanti stati d'animo, tanti equilibri che troppe volte noi durante la partita facciamo fatica a mantenere, qualche volta perdiamo il bando della matassa, e questi passaggi a vuoto continuano a esserci partita dopo partita, e questa è sicuramente la cosa più importante sulla quale dobbiamo lavorare. Abbiamo trovato una Viola determinata, abbiamo trovato una Viola che ha giocato fisicamente contro i nostri punti di forza. Abbiamo provato a rispondere con la stessa energia e per larghi tratti l'abbiamo fatto, però alla fine ci è mancata la lucidità per rimanere attaccati. Abbiamo preso un break nel quarto quarto, siamo stati bravi a tornare sotto di nuovo con il cuore, l'ultimo tiro del pareggio, se non sbaglio, sul 72-70 è andato fuori. Questo è il basket, e dobbiamo andare avanti. Come ho detto all'inizio della conferenza stampa, e come ho detto la settimana scorsa, questo è il momento e dobbiamo viverlo cercando di reagire in modo positivo alle difficoltà. Le difficoltà sono tante, di una stagione complicata, non ultimo, voi sapete meglio di me, l'infortunio di Filloi ci ha messo fuori chi era andato a sostituire e chi era fuori, e sicuramente questa è una cosa che non aiuta per mille motivi, perché la rotazione si stringe, si ristringe e tutte le energie in più vengono a mancare nei momenti decisivi con una rotazione stretta. Però, ripeto, il campionato è lungo, l'obiettivo è sempre lo stesso, e cioè quello in prima battuta di arrivare alla regular season al quart'ultimo posto. Ripeto, adesso oggi siamo amareggiati, però dobbiamo andare a guardare il prossimo avversario, dobbiamo puntare il prossimo avversario, perché ogni partita che arriva è un'occasione per prendere due punti. Quindi questa partita è già finita, possiamo analizzarla, anzi la analizzeremo, però è necessario fare un passo avanti, perché se ci deprimiamo già in una situazione difficile, questo poi ci torna ancora più sulle spalle e ci schiaccia ancora di più. Noi dobbiamo non essere schiacciati, ma reagire in una situazione del genere, perché questo è il nostro lavoro, perché sappiamo che dobbiamo performare in situazioni facili, in situazioni meno facili,
questo passaggio della nostra stagione di Roma e della nostra vita sportiva è una cosa che sta nel nostro lavoro e dobbiamo affrontarla con il piglio di chi vuole uscire senza deprimerci e piangerci addosso. Ringraziamo Coach Dave.